Presidente, allora una serata particolare oggi, ci sono i canti, siamo nel periodo natalizio, quindi i Rotary non potevano non far sentire quelle che sono anche le buone musiche per un periodo così importante. Musiche natalizie, il gospel è un evento che noi facciamo ogni anno, è vero che i nostri amici e parenti si aspettano sempre questo evento annuale che noi facciamo e lo dedichiamo sempre a un momento di beneficenza. Noi come Rotary tutti sanno che noi facciamo service, ma in questo periodo facciamo beneficenza. E quest'anno, come lo abbiamo fatto già altri anni, dedichiamo questa serata alla mensa dei poveri che insiste nel centro di solidarietà Padre Maestro, dove abbiamo già realizzato il 5 di questo mese, abbiamo realizzato l'arredo della mensa con tavoli e sedie per la nuova mensa che è stata aperta. E stasera offriamo questo evento musicale natalizio alla città e chiederemo ai presenti un contributo, se vogliono, per poter fare degli acquisti alimentari per la mensa dei poveri. Noi con quello che andremo ad avere come spese per il gospel avremmo già potuto fare direttamente, ma questo sarebbe stato troppo facile, troppo semplice, perché tirare fuori un assegno per noi soci del Rotary quando si fanno queste cose non è un problema. Ma il nostro messaggio è quello di sensibilizzare la città, sensibilizzare le persone che esistono in questo periodo bellissimo dell'anno, persone che non possono mettere la tavola e che si rivolgono alla mensa dei poveri. E noi vogliamo sensibilizzare i cittadini a ricordarsi di questo. Ecco, ovviamente i Rotary, come aveva già detto prima lei, svolgono un servizio fondamentalmente sociale. Ovviamente ci sono tanti altri appuntamenti prossimi, quali saranno da poter seguire, oltre a quello che si svolgerà come tutti gli anni per la scuola? Sì, noi abbiamo in programma come sempre ogni anno il premio Rotary Scuola, che facciamo ormai da 18 anni, quindi siamo arrivati alla 18ª edizione. E come ogni anno lo facciamo all'auditorium del liceo Bonghi, chiaramente premiamo tutti i 100, quindi tutti i meriti della nostra città, quindi di tutte le scuole superiori, non soltanto del Bonghi ma anche delle altre scolaresche. Abbiamo sempre un evento importante perché invitiamo dei personaggi del mondo della cultura oppure del mondo del lavoro. Quest'anno abbiamo due personaggi importantissimi che vengono da Milano e che fanno parte di un gruppo che si chiama H-Farm, che è una start-up famosissima a livello europeo per dare ai ragazzi quello che sono gli spunti per il futuro, sia ai ragazzi di quinta per orientarli, sia a quelli che hanno raggiunto il 100 per orientarli poi nel mondo del lavoro. E questo è l'ultimo appuntamento del 2018, il primo del 2019 quale sarà? Senza svelare ovviamente quelli che possono essere i segreti. Lo possiamo svelare, se il mio segretario me lo permette, perché lui è l'organizzatore di questo evento di gennaio. Io gli passo la parola, qui vicino a me è Davide Calabria. Salve, buonasera a tutti. Allora, come diceva il Presidente Costantino, noi siamo sempre più proiettati a fare service nella nostra città, a farlo in maniera piacevole. Questa è una serata dove tutti quanti ci divertiremo e allo stesso tempo faremo service. Per gennaio abbiamo in programma una proiezione di un film che è stato girato tra l'altro nella nostra città e nelle zone limitrofi, dove siamo in attesa di avere l'ok da parte del regista. E vorremmo fare una proiezione aperta alla cittadinanza, aperta alle scuole, per raccontare un po' ed entrare nel particolare di quello che è il tema scottante di quel film. Sicuramente avete già capito di che cosa si tratta, In viaggio con Adele, questa bambina che, vabbè, non voglio svelarlo anche perché dobbiamo poi vederlo tutti insieme. Bene, allora appuntamento non solo con la scuola ma poi anche con il film. Allora buona serata e buon ascolto. Grazie, grazie.
Whoa!